Maurizio Sulpizio è entrato nella mia vita perché papà mi ha dato il pagellino del Beato Nunzio, che lui l'ho preso qui a Napoli. E io poi me lo sono messo nel portafoglio perché ci ho creduto, ho avuto fede in lui. Mi faceva piacere vedere questo ragazzino che magari, come me, innocente al massimo, però che aveva già i presupposti di santità. Nel 2004 io ho vissuto una bruttissima esperienza perché ho avuto un incidente stradale che mi ha fatto stare 40 giorni in coma e 9 mesi in ospedale. Durante il mio coma mia mamma chiamò qui alla chiesa di San Domenico Soriano, al parroco di Cerafini di Don Antonio, e chiese di pregare affinché io mi salvassi. Il sacerdote che era parroco qui invece disse a mia madre, quel giorno era proprio giovedì, disse: signora, stasera faremo una preghiera speciale come ogni giovedì al Beato Nunzio e pregheremo anche per Pasquale affinché si salvi. E però in più mandò la reliquia del Beato Nunzio a casa, che papà ebbe proprio nel momento in cui doveva decidere se fare un intervento particolare al cervello oppure meno. Arrivò la reliquia e papà la portò in rianimazione in ospedale dove c'ero io, e questo intervento non l'hanno fatto più perché la mia situazione stava migliorando. Nunzio Sulpizio per me è un amico, un grande amico, che mi è stato vicino quando io ho avuto bisogno. E ringraziando il Signore adesso, grazie a quello che è accaduto a me, sono riuscito finalmente verrà canonizzato e diventerà santo.